Ma esatto, nel arcobaleno, ultima giornata del girone A che si apre con la partita fra l'Atletico Fasano e Glasgow Rangers, una partita soprattutto per la classifica molto importante. Migliori in campo due, direi, abbiamo qui il portiere Messina, Salvo Sapienza dei Glasgow Rangers. Cominciamo da te Messina, un'ottima prestazione ovviamente la tua, sempre attento nelle occasioni, vabbè sul rigore non potevi fare nulla, ma ovviamente un'ottima prestazione non solo tua, comunque in generale anche di tutta la difesa. Sì, sì, ringrazio i miei compagni, sono stati straordinari oggi, hanno fatto una grande prestazione. E merito tutto loro, io ho fatto quello che potevo e diciamo che è andata bene. Da questa trovata abbiamo, come detto prima, Salvo Sapienza. Allora, per te un'ottima prestazione, mi ha detto appunto elogiando il pacchetto difensivo, soprattutto però vorremmo sapere come mai, nonostante l'ampio vantaggio, tutto questo nervosismo in campo. Ma il nervosismo c'è perché logicamente c'è agonismo e poi il nervosismo logicamente gioca su tutti. Io sinceramente non mi arrabbio mai quando gioco perché penso a giocare e a fare bene e soprattutto per giocare per la squadra. Onore al mio portiere che è stato fantastico stasera e la squadra ha reagito bene su tutti i punti di vista, soprattutto al centrocampo. Diciamo soprattutto che la tua presenza qua è motivata appunto dalla tua flemma e dalla tua capacità di mantenere calmi i compagni e anche forse qualche spettatore da fuori, quindi quello sicuramente. Dall'altro lato quindi punti diciamo importanti, si può ambire sicuramente qualcosa di più e la difesa con questo nuovo modulo con due soli difensori, gli altri che scalano e tornano in difesa, è forse diventata un'arma vincente. Sì, sì, anche la difesa è diventata un'arma vincente, ma soprattutto finalmente sono sbrigati anche gli attaccanti, quindi è merito anche loro. Messina, ringraziamo Messina e Sapienza qui con noi per questa intervista. Vi do il premio come match player, lo consegniamo al portiere per la sua illustre e magnifica prestazione. Vi salutiamo ancora dal Torino Arcobaleno e vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima.